Siamo in compagnia di Diego Sciulli, assessore all'istruzione comune di Certaldo. La biblioteca e tutti gli utenti possono tornare a sorridere perché si tornerà al rinnovo, cioè, o meglio, si tornerà al vecchio orario con un intervento voluto, il primo intervento di Diego Sciulli da quando è assessore. Sì, sono proprio contento, nel senso che per me era quasi una sfida riuscire a riportare la biblioteca a orario pieno perché mi rendo conto che la riduzione di orario era una ferita nel tessuto sociale del nostro comune, soprattutto per i ragazzi di Certaldo. Era una riduzione di orario che di fatto il governo ci aveva imposto con i tagli. E ci sono voluti 3 mesi di orario ridotto per poi riuscire a trovare una soluzione. In estrema sintesi, il comune, l'amministrazione comunale ha deciso che tenere la biblioteca aperta a orario pieno è una priorità e quindi ha deciso di spostare il proprio personale da altri uffici, quindi dentro un taglio complessivo di ridurre il personale su altri uffici e di depotenziare altri uffici per invece dare questa risposta ai cittadini di Certaldo. E poi abbiamo chiesto ai cittadini e agli utenti della biblioteca di fare qualcosa in più anche loro, nel senso che questo risultato è stato possibile grazie alla determinazione dell'amministrazione comunale, ma anche grazie all'impegno e alla mobilitazione degli utenti e dei ragazzi della biblioteca ci studiano e la frequentano. Quasi 500 firme sono arrivate all'amministrazione e io li ho ringraziati per questo, perché io credo che quando c'è da fare un cambiamento importante, l'assessore con 500 firme è più forte dell'assessore da solo. Io non so di quelli che se la prendono se gli fanno le raccolte di firme quando condivido lo spirito. Però poi ho detto ai ragazzi: bene, noi riportiamo la biblioteca a orario pieno, ma non è che si stampa soldi. I problemi finanziari ci sono ancora. Noi riusciamo a garantire la quantità dell'orario, dateci una mano sulla qualità. E allora gli ho chiesto, e loro hanno detto di sì, di fare un'associazione che aiuti a fare le attività di promozione culturale della biblioteca. E gli utenti, spero presto, inizieranno a farla vivere ancora di più quella biblioteca, con la presentazione dei libri, con l'attività didattica con le scuole, coinvolgendo l'associazionismo del territorio. Perché la biblioteca comunale di Certaldo è una biblioteca bella e importante perché nasce addirittura prima di essere comunale. Nasce dall'auto-organizzazione delle persone, degli operai, verrebbe da dire, che avevano voglia e fame di cultura. Ecco, in un momento in cui il governo nazionale ci taglia ogni possibilità di investimento sulle politiche culturali, il ministro Tremonti dice la politica che con la cultura non si mangia, noi un po' di cultura la si vuole mangiare. E nel momento in cui al comune vengono tolte risorse finanziarie, è bello che ci siano tanti cittadini che si impegnano nel proprio tempo libero per avere ancora un luogo di promozione culturale e di aggregazione. Per quanto riguarda anche l'archivio comunale, ci sono delle novità con questa mossa, diciamo. Sì, con questa mossa l'archivio comunale torna interamente gestito da dipendenti comunali, rimane un servizio di elevata efficienza, manterremo il meccanismo che abbiamo sperimentato con successo di possibilità di prenotazione online o per via cartacea, via fax, via posta, direttamente in sede dei materiali di archivio da parte dei professionisti o di chiunque sia interessato e poi sarà possibile ritirare il materiale prenotato il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e oppure il giovedì mattina dalle 10.30 alle 12.30. È un servizio, la legge ci dice che si deve consegnare il materiale d'archivio entro 30 giorni. Noi tendenzialmente riusciamo a consegnarlo entro 3, nelle giornate più fortunate anche in 1 o 2 giorni. Quindi ci sembra un servizio efficiente che vogliamo ancora migliorare.